Ecco qua, ragazzi, stanno rollando ora i dadi. Oh, qualità video. Oggi speriamo. Oggi è buona. Per chi fosse stato presente anche alla stream di sabato a Merate, abbiamo avuto non pochi problemi di connessione. La qualità video era pessima, purtroppo. Ciao, Folken. Si stickerà stasera? Bah, non lo so. Spero di no. Cioè, ancora no. Gente che gioca a queste cose qua, no? Tanto prima di iniziare ho visto le liste della top 8 Radio Atog e c'erano due Goblin Combo. C'erano tre Cowgate. C'erano due Goblin Combo. C'erano tre Cowgate. Io l'avevo collato, che era un buon mazzo adesso da giocare. Tanto Vincenzo sta già mulligando. Sì, non ho visto bene la mano, ho visto solo due terre e un lead Stampede e il resto non ho visto niente. Beh, Lanzanova... Allora, c'è da dire che sono due mazzi che non interagiscono con l'oppo praticamente, vero. Almeno in G1. Quindi secondo me a G1 sarà semplicemente chi comba prima. Penso che mano forte contro mano forte vinca Walls. Ah no, però è Però la versione Cascade, non è Cascade iniziativa. questa, quindi non so, beh sì, è Quindi, iniziativa, nel senso non è non in, combo. scusami, non è combo, volevo dire. Quindi non lo so, forse sta sopra Poison. Allora, intanto partenza carina di Walls, secondo me. Cioè, penso sia la partenza più Sì. forte in realtà. E Poison, vabbè, turno Ma è 1, divertente giocare Poison, secondo cioè, me no, giusto per cioè, capire. non vedo quale potrebbe essere il divertimento. Ha la terza terra, Vincenzo, No. no? Se non vede la terza rana non fa niente questa mano. Ed è un Mano da problema. mulligare, aveva già mulligato 6, però. Sì, però Quindi. forse siamo andato a 5, Sì. sinceramente. Beh, oddio, però c'è da dire che con doppio Axebane, se vedi la terza Sì. randa... Fai turno 3 Axebane, turno 4 Axebane in tuo cascante, quindi... generoso ente. Un turno in ritardo, però la terra ce l'ha. Sistema una roba che arriva intanto. Ciao Tuono! Adesso è il buon Michele Martella che ci chiede cose. Sì, mica abbiamo tutto. Poison mi sta sulle palle. Penso che a tutti quelli che ci giocano contro non stia simpaticissimo. Allora, ragazzi, vi avviso che tra poco partirà un'interruzione pubblicitaria e se non volete vederle, piccola sabbettina col Prime che è gratis, così potete guardarvi le vostre partite, le nostre partite, senza interruzioni. Ciao sceriffo, ciao, ciao. Ma è andata Lil? No. Male, mi sa. A lui male. Allora, qua iniziamo a proliferare. Però ha già messo token, ha già messo segnalini poison, no, vero? No, perché però l'hanno di paralisi, quindi no. Qua ti pigli un'altra poison. Non si vedono i punti vita. Miki, non si vedono i punti vita, devi spingerli verso dentro. Il tempo time è completo. Non si vedono i punti vita, sono da spingere verso dentro. Ancora. Ok. E se mi dai il timer anche. E quanto c'è sul timer? 40. Ok, ma no, hanno 40 loro. No, ma infatti Falken, se vedi, stanno segnando i poison dalla parte di muri, quindi ci sta perché almeno si vede bene a schermo.
Per ascoltare prolifero. Non lo so, l'ho sempre trovato aberrante come mazzo. Un po' già troppo, un po' già una cioè... Vale la pena giocarlo Cascade? No, Wall mai. Senza la parte combo? Secondo me mai. Però... qua pesco 2, perdo 2 o prendo poi. Secondo me... gliela gufferò, però secondo me questa qua la vince Alex a mani basse. Sì. Sì. Cioè, non capisco come possa perderla, sinceramente. Attenzione, tirate adesso. No, vabbè, no, Vincenzo non ha fatto niente per 4 turni. È ancora molto in ritardo. Sta indietro. Anche il fatto di essersi andato a prendere la terra tappata, cioè, perché? Il rosso ti serviva, penso. Poi magari ho visto male io e ha preso sì, quella normale. Preso... no, era una duale. Ah, non sai se l'ha pescato. Se l'ha sì, durata. Cioè magari ho visto male, però... vabbè, qua sta pagando i punti vita di coso. Due, tre, quattro. Dopo riesci a fare pirata? Sì. Quattro, un point che... sì, vabbè, ci sta cercando. Quella terra mi serve. Quale? Quella foil? Quella appena giocato, sì. Perché sono quelle che ho io per muri combo e me ne mancano tipo 3 o 4. 4 così, ma sono sì. Di un layer. Quando, sono no. Di un standard showdown. Mm. Ne ho 10 tipo, o 9, non mi ricordo. Eccolo qua. Cashka. Beh, forte. Un forte. Grazie del follow, Tail. Tale, lui. Mi mettete in crisi con sti nomi, ragazzi, veramente. Ha preso iniziativa, tra tutte quelle che ha preso. Buonasera, buonasera. Allora, turno dopo si appoggia iniziativa, direi. Anzi, in realtà sai che forse no. Io forse farei l'altro pirata. L'altro pirata? Devi uscire in 3, quindi sì. Sì, riesci no. Storm in 4 in un turno a farti 6. Il problema è che ha le paci, quindi okay. Rischi che non riesci comunque a killarlo. Non so se lo gioca di main, ma... però non si vede, ma è un... è pesco prolifero. Pesco prolifero. Ma poi, cioè, non lo giocherei mai perché lo sbatti in stare a girare i dadi ogni volta. Mamma mia. Quanti dadi deve avere, poi? Tanti. Infatti, guarda lì sotto. C'ha lo scatolino pronto. Tre in colori in pool e un blu in pool. Ok. Ti chiedono la sideboard guide. Patreon, tocca. Tra l'altro, hai visto Avok che ha fatto top 2 goblin al ratio Atog questo weekend, questa domenica. Vista abbastanza classica. Sì, non le ho viste. Ho guardato quelle di Cowgate che nessuno ancora ha scoperto la mia carta segreta. Cioè, non si dice. Rimarrà segreta. Cioè, è scarsa. Poi, ma giochi Lembas e non più le cromatiche. In realtà non sto più neanche giocando le Lembas, ma sto giocando i Candy Trail. Semplicemente perché cromatica ti dà il nero che secondo me puoi farne a meno e volevo un artefatto più consistente, che mi facesse scavare in maniera più consistente. E quindi ad ora sto optando per le Candy Trail. Attenzione Però qua, anche lì, un intanto po' da Zinzo vedere. strappato, eh? Se Manzanova non ha fog di me. Complimenti per l'intelligenza, Vincenzo. Scusate Punti vita. Grazie. Oh, finalmente è arrivato il mio compagno di streaming. Ma me la ricavo io, il tuo compagno di primo. No, adesso sei te. Va bene. Ciao, belli! Salutate tutti, Paolone. E abbiamo qua.
Muri pirata. Muri Cascade contro Poison Storm. Questi ovviamente non sono punti vita, ma sono Storm, cioè non sono Poison. Anche perché i punti vita non li attaccano. Esatto, esatto. È a posto. Ok. Ti saluta Falken. Ciao, no, amico! Ha vinto Cascade, sì. Cascade, quindi io a parte. Ha vinto Cascade, vero? Ha vinto Cascade? Non so, non so che... Ha vinto Vincenzo, vero? Giocatore di da. Cioè, no, 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 di un'altra parte. Eh? Cosa però? Non è più così. Vincenzo ha vinto. Ah, quello fai da lì. Ma anche per il numero. Sì. Ma teoricamente Cascade non dovrebbe essere messo bene contro tutto. No. No. Non è riuscito a strappare perché ha partito fuori. Aveva triplo pirata. Se no non vinceva mai. E secondo me post side sta sopra Poison. L'unica roba. Anche perché lui cosa mette? Lui secondo me mette robe per gli artefatti. Smettere. Non ti sento. Il Mika ha scritto. Apri che ho un po' di hit. Ok, Miki, però queste cose non me le dire per radio, perché sennò continuiamo a interrompere. Ha colpito tutto che c'è il paglia. Quando arriva, arriva. Cattola, io ho il telefono, te lo dico. No, tranquillo. Cosa ti aspetti di sei date? Da parte di Poison? Di entrambi. Allora, lui ti tira che tira, gli artefatti che sono i pirni e i carichi. Sì. Pacaterra non credo che li giochi, quindi tira che tira gli artefatti. Da parte tua, te la lista di Poison che conosco io, a mettere al numero delle nebbie, che sono quelle che ritagliano il culo contro i pirati, c'era qualche lista che giocava anche il rito. C'era. Io non so se le gioca uno. Dall'ultima lista che aveva giocato non ce l'aveva. Lui giocava i counter. Da chi? Quelli, quelli con... se ha tre Poison, counter secco. Però contro di lui... Sai che sinceramente non li porterei, perché tanto se lui ti fa cascante è comunque un 2x1. Quindi tu tiri un counter, sì, ma... C'è una cosa che Vincenzo potrebbe tagliare... Sono... Redizio e barra... Bombette te le gioca. Secondo me lui porta dentro solo gli spacca artefatti. Sì. Cioè, altre cose non ha senso. Non... Però lui... L'altra cosa che gli fa male a lui sono Redizio. Quindi c'è niente. Sì, lui le nebbie. Ah, tu dici le relic per le nebbie, ci può stare. Ci può stare. Lui aveva la mano aspetti, ma non Olanda e tutte carte carte in cotta altissima. Lui vedo che ha tenuto, credo. Gli ha tenuto. Allora. Ubiterra in tara. Sì, ci saranno sicuro. Dici no? Sono pochi. E tante volte sono pochi. Tra l'altro la lista dei mazzi, la lista è dei mazzi c'è pieno di Tron. Strano, strano. La gente che non sa giocare a Magic gioca a Tron. Stanno i botti. No, è vero. Commenta che è vero. È vero. Sì. Beh, questa è tenibile. Questa non è male. Perché Tinder, c'ha Terra Ent. Due Terra. Sì, perché ha Ent. Città forte Taluri e la Taluri, sì. Sì, lui qua farà terra Saruli, terra Tinderwall e poi pirata e poi no, poi cicla Ent col mana e
Il turno dopo fa Axbane e di quarto casca. Ha peccato una pesca da terra. Ci sta. E... ti vuole Nikita. Arrivo. Mutami un secondo. Hai capito? Sì. Ok. Hai tolto l'audio? No, non ho tolto l'audio. Perché mi spiego. Allora sto provando a togliere perché ce l'ha la martesana, ma in realtà dovrebbe essere merato. Allora, sono d'accordo con la giocata che ha fatto Vincenzo adesso di fare Axbane saccando Tinderwall, perché per vincere deve puntare ad andare il più veloce possibile, quindi qua secondo me ha giocato giusto. Per la stessa ragione anche io avrei preso Basica, non avrei preso la terra tappata, perché ha bisogno di spingere più che può. Lead the Stampede. Madonna. Che sfiga. Due mana, Saruli in tu ciclo end, direi. Ecco il gadget ho trovato. Ma che ti chiede? Allora, lui ha fatto la partenza che hai visto, poi ha saccato Tinderwall per fare Axbane subito di secondo. Okay. E stavo dicendo, sono d'accordo. Ma l'ha visto in drop. Lui sì. Ah, yeah. Però l'ha visto adesso. Con auguri. No, no, non ha detto bene. No. Più che altro lui ha solo un cascante in mano, però... Non aveva due. No, ha un cascante, tra l'altro ha fatto lead, ha girato lead, Winding Way, lead, Ant e Saruli. Che schifo. Che culo. La girata mia è capita la palla. No, beh, ha girato tre. Per... No, ah, ok. Cioè, migliore per Lanzanova. Questi sono 4 mana più 3, 7. Ok. Secondo me ci sta. Sti dadini qua li facciamo saltare per aria insieme a tutto il mazzo tra un po'. Questo fa un mana. End per terra, va bene. Anche te fai tirare di carte. Allora, ha pescato iniziativa. Ah, ok. Quindi iniziativa. Ci posso... Allora, sincero, l'avrei giocato anch'io, perché tanto lui il prossimo turno ha 3 con questo 3, 4 sono 8, 11 mana, riusciva a giocare tutto. Quindi probabilmente un po' sprecato. Good, come ha fatto sta giocata perché è in mano a mano in picco. Lo tango la mamma in pitch perché te no, non ha detto fare una giocata del Dio. Il problema è se lui adesso vuole tirare Moment Peace deve togliere due segnalini. Esatto, però ne ha altri due, poi il proiettile è torna di nuovo a due. Però il turno dopo se vuole fare robe o perde una terra sono sì, tutti esatto. A uno o perde o una terra. Però è uno di questi. Non è... Però ho capito io ho iniziato l'Androp, sì. E probabilità che per chi te dovrebbe essere abbastanza alte, statisticamente. Se lui pecca a terra e poi decide di sacrificare una delle due terre che c'ha e poi te la tutto la notte. Sì, quello sì. Non fa nome in P. Però deve stare attento perché se ti trova con un'iniziativa... Qua secondo me lui ha sbagliato, doveva fare lead, perché se girava un altro pirata era più forte.
E più che altro non hai motivo di non farlo, cioè perché non... No, ti stavi curando perché hai ciclato di nuovo la lente. No, ha fatto iniziativa. Ok, hai preso la terra, iniziativa, ok. Ed ecco la... Statisticamente chiamata. Non lo so, il turno di Vincenzo non mi è piaciuto. Il turno di Vincenzo non mi è piaciuto. Cioè, più che altro... Attacco troppo, addirittura attacco poco aggressivo. Esatto, cioè, tu sei tu che devi aggredire. Cioè, sei tu in vantaggio, vai avanti a spingere, non... Ma togli una criminalità. Caccanti in muri, secondo te? No, a me non piace. Non... Me l'ha chiesto anche Ale prima. Secondo me è una versione divertente, ma non è secondo me la versione forte. Cioè, più che altro perché stai giocando un combo... che non ha una chiusura deterministica, cioè invece Walls combo, una volta che combi hai vinto, cioè non puoi, non c'è un modo in cui non vinci. Ha paccato tutte e due te. Sarà secondo me messo male. Perché te come la tua ragionamento è io vado passami i termini a infinito mana continuando a proliferare quelli. Sì, ma tra l'altro non ha proliferato. Ah no, era quello che mette poison. Esatto. Se ne girava uno solo, no. Che girava pirata. Sì, che no, cioè non vinceva questo turno, ma lo vinceva dopo. Perché ti ritrovava con il più due di iniziativa. Ha fatto due a te. Però non era quello il ragionamento da fare, Falken. Il ragionamento da fare è che... non aveva motivi per non farlo diverso, cioè non, anche se non chiudeva era comunque un out diverso, tra l'altro ha pescato Invoker, quindi avrebbe vinto di Invoker. Questo qui è quello che fa, perché mi confondo il tempo con i due, fa tre danni, tre sì. l'altro che ne faceva quattro, tu dici quello di Goblin? Sì. Quello ne fa 5, Ale. Quello di Goblin fa 5 danni, pagando 6. Però pagando 6, 7? Forse 7. 6. 8 forse. 8? Andiamo qui. Tra lui e ti diamo. Perché, vedi, adesso fare stampede non aveva però senso. Ti dirò la verità, ho detto, non mi è piaciuto il turno di Stefano, non mi è piaciuto il turno di Ale. Cioè, ha fatto tutto il tuo macchiaio per fare i pedali due provide. Pagando e adesso io ho contratto. Io ho detto, gioco forte, ti ha contratto a giocare forte, perché tu ho 7 più 6, 13 e iniziativa. Di gioco, sono di gioco, appena. Perché non ti ho tolto danni di. Festa grande. No, sportiva. Per questo è andato. Breve ma intensa. Sì, beh, era, insomma, era ovvio che sarebbe finita abbastanza in fretta, cioè tutte e due le partite, nel senso, anche se avesse vinto Alex, non è che non ha vinto, cioè non sono mazzi che la tirano per le lunghe, voglio dire. Non lo so, io sinceramente poi non dico che il turno là di Vincenzo sia stato sbagliato, però secondo me il ruolo il ruolo che stai avendo tu nella partita è quello dell'aggressore, quindi cerca di spingere il più possibile. Sì, ha vinto Muri, sì.